Cosa? Ninja Jazz Combat, benvenuti in questo nuovo video ragazzi, io sono Joe, mettetevi comodi perché oggi facciamo un video assolutamente diverso dal solito, speciale. Ho fatto una community in questi giorni, vi ho chiesto se volevate vedere una caccia ai fantasmi o una caccia ai UFO, ebbene mi avete chiesto di farla ai fantasmi. Bene, vi farò vedere qualcosa di veramente molto molto creepy. Bene ragazzi, per chi non lo sapesse, io sono sempre stato amante di queste cose. Oggi parliamo di fantasmi, sì, perché possiamo stare qua a parlarne fino a 20 anni, non sappiamo mai se esistono o non esistono, anzi mettete i commenti qua sotto se secondo voi i fantasmi esistono davvero. Faccio questo video ragazzi anche perché molti di voi mi avete scritto su modjoesil@gmail.com, la mail che uso per conversare con voi, e mi avete detto: Joe, perché non fai vedere qualche video quando vai a caccia di fantasmi? Bene, oggi non andrò a caccia di fantasmi nel senso vero della parola, quindi che ne so, a visitare qualche castello o qualche casa abbandonata, ma farò un video proprio qui in casa mia. Sì, perché raga, la casa dove abito adesso è una casa che tra qualche piccolo periodo lascerò per sempre, ci trasferiremo in una nuova casa, ma questa casa ha degli strani fenomeni. Ogni tanto qualcosa di strano si verifica, specialmente quando ho fatto un rituale tanto tempo fa che non vi ho fatto mai vedere e ho detto: bene, proverò a farvelo rivedere in qualche modo, così potrete capire quello che ho combinato. Bene ragazzi, tanto tempo fa, forse 2 anni fa, un mio amico mi aveva fatto un regalo, mi aveva regalato un giradischi molto molto strano. Mi diceva: Joe, te lo regalo perché questo giradischi è molto strano e maledetto. Beh, ci tengo a dirvi che io ho una cantina piena di oggetti maledetti che magari un giorno in questo canale vi farò vedere. Ma adesso torniamo su quello che vi stavo dicendo, che praticamente mi è stato regalato un oggetto molto strano, un oggetto molto antico. Si tratta di un giradischi. Sapete che cos'è il giradischi, raga? Forse molti di voi non hanno avuto la possibilità di vederlo, ma credo che comunque in qualche modo sappiate tutti di che cosa si tratta. Ebbene sì, raga, è proprio questo. Questa piccola valigetta contiene un giradischi che adesso vi farò vedere ed è molto molto strano. Sapete perché? Perché questo giradischi, raga, quando lo attivo con una canzone specifica di un disco che mi è stato regalato sempre da questo ragazzo, succede sempre qualcosa di molto paranormale. Io ci avevo già provato e effettivamente era accaduto qualcosa di molto anomalo. Avevo fatto delle registrazioni molto strane e non l'ho mai pubblicato, sinceramente. Ho detto: forse è qualcosa di molto forte per voi, ma questa volta ho deciso di farlo, quindi tenetevi forte ragazzi, like in questo momento se vi piace questo genere di video e soprattutto iscrivetevi a questo canale attivando la campanellina e condividetela per tutto ragazzi. Vi spiego brevemente come funziona questa specie di rituale. È un modo per evocare fantasmi. Praticamente adesso apriremo il giradischi, ve lo faccio vedere, metteremo un disco e lo faremo andare a una velocità diversa, dopodiché spegneremo la luce e a quel punto questo strano giradischi maledetto invocherà un fantasma. Non so se sarà un fantasma buono o un fantasma cattivo, ma potrebbe arrivare un fantasma. Per una migliore visione di questo video vi consiglio da questo momento di mettervi delle cuffie auricolari per ascoltare meglio il sound. Questa specie di rituale si può fare in qualsiasi orario della giornata, di notte, di giorno. Beh, io lo sto facendo adesso di notte perché sono da solo e approfitto sempre dei momenti in cui sono da solo per fare questo rituale. Quindi proviamoci insieme. Andiamo ad attivare il nostro registratore, anzi il nostro giradischi, e vediamo che cosa succede. Ok raga, vi faccio vedere come funziona questo giradischi. È veramente molto molto bello, però è maledetto. Guardate, si apre una specie di valigetta e dentro c'è il giradischi. Adesso metteremo il disco, lo facciamo andare, ovviamente dobbiamo attaccare la spina per attivare la corrente e vediamo che cosa succede. Ok, innestata la spina raga, vediamo se funziona tutto. Oltretutto dovrebbe partire, vediamo. Sì, funziona ragazzi, perfetto, funziona ancora. Erano anni che non lo tiravo fuori, quindi dovevo controllarlo. Adesso gli mettiamo il disco, raga. Il disco è questo. Funziona soltanto con questo disco dei Nirvana. Perché questo mio amico, quando mi ha regalato questo bellissimo, strano oggetto maledetto, mi ha detto: funziona solo quando ascolti il secondo brano del lato A di questo disco dei Nirvana. Andiamo a vedere di che cosa si tratta, raga. Non so se li conoscete i Nirvana, mettete nei commenti se conoscete questo gruppo musicale. Ovviamente forse tanti di voi non esistevano ancora quando questo gruppo suonava. Ok, va bene. Il lato A, ok, il lato A è questo. E la seconda canzone è Chantry's Apprentice. Quindi vediamo, vediamo che cosa succede. Andiamo ad appoggiarlo sopra, raga. E ascoltiamo solo per qualche secondo la canzone, diciamo, originale. Che sarebbe la seconda. Andiamo a vedere come fa. Ok, ho preparato la seconda canzone, quindi ho fatto finire la prima. La seconda è questa, guardate, ascoltate, eh. Stop. Raga, è una canzone ovviamente di genere rock, quindi sicuramente è un genere che attira molto forse i demoni. Oddio mio, raga,
diversi. Mettete nei commenti secondo voi che tipo di entità potrebbe attirare questo strano oggetto maledetto. Comunque ragazzi, adesso lo ascoltiamo nuovamente, però questa volta dobbiamo farlo andare veloce. Quindi, siccome questo è un 33 giri di disco, dobbiamo farlo andare a una velocità più alta. Quindi attiveremo il 45 o forse anche i 78, se non sbaglio. Sì, i 78 giri per farlo andare più veloce. E da questo momento in poi questo fenomeno evocherà un fantasma. L'altra volta, 2 anni fa, ci ho provato ed era successo effettivamente una cosa molto strana. Proviamo, ragazzi. Siete pronti? 3, 2, 1, let's go! Bastavano solo pochi secondi, raga, ma era inquietante però. Oddio, quanto era inquietante. Ok, possiamo spegnere i giradischi, raga, e diciamo che abbiamo attivato l'evocazione. Una cosa da fare importantissima entro massimo un minuto dal momento che abbiamo ascoltato questo: disattivare la corrente di casa, perché non ci devono essere dispersioni di campi magnetici. Questo ci permetterà di vedere se effettivamente in casa mia c'è qualche strana entità, ragazzi. Ok raga, adesso vado a installare tutte le mie telecamere che posseggo, quindi la Olympus, la GoPro e tutte le altre che ho nei cassetti in varie stanze. Quindi ne metterò una in cameretta, una in bagno e una in camera da letto. E ovviamente in questa stanza dove mi trovo adesso non ce n'è bisogno perché ci sono qua io, quindi potrò tenere sott'occhio la situazione. Ovviamente raga, tutte le telecamere che ho installato sono collegate direttamente all'app che io adesso guarderò dal telefono per vedere in tempo reale ciò che accade nelle altre stanze. Quindi io restando in questa stanza, e anche voi dovete aiutarmi raga perché magari non mi accorgo di qualcosa, osserveremo tutte le altre cam per capire che cosa sta succedendo e se succede qualcosa. Ok? C'è stato. C'è qualcuno? I cani che abbaiano. Strano presentimento. Quando abbaiano i cani, raga, c'è qualcosa di strano. Vabbè, intanto andiamo a mettere le telecamere nelle altre stanze. Ok, così le fissiamo e guardiamo tutto dall'app. Appoggiamo una telecamera qui, di sorveglianza, la mettiamo qua in infrarossi, così possiamo guardare almeno questa parte della stanza. Ok raga, un'altra la mettiamo qua sopra, è l'unico punto dove posso appoggiarla. Mettiamo un'altra telecamera di sicurezza qui. Ok. Un'altra telecamera la mettiamo qui in camera da letto, raga, per cercare di vedere il più possibile. Ok, adesso attiviamo l'app per controllare le telecamere, raga. Le ho attivate in tutte e tre le stanze e ora ci mettiamo qui e proviamo a cercare di evocare. Raga, è molto molto strana la situazione perché la temperatura di casa mia è scesa notevolmente. Cioè, prima forse c'erano a dir poco 22 gradi, ma adesso ce ne saranno 17. Molto strano. Ci aiutiamo con un altro strumento che forse non conoscete, che è questo, raga, il K2. E questo è uno strumento che rileva i campi, diciamo, elettromagnetici, e se c'è qualcosa di molto strano, questo rileva. Ok, lo accendiamo. 3, 2, 1, let's go. Fatto. Ok. E cominciamo a vedere, raga. Io sento degli strani rumori, sento voci di femminili. Mettete nei commenti se sentite anche voi strane voci femminili. Muoviamoci qua nella parte di qua. C'è qualcuno qui? C'è un'entità, un fantasma, qualcuno? Aspettate che appoggio la telecamera qua sopra. Sei qui per caso come 2 anni fa? Ti abbiamo evocato, anzi ti ho evocato. Puoi fare come hai fatto 2 anni fa? Cos'è stato? Sei tu? Oh, raga. Ho sentito rumore. Guardiamo le app, cosa dicono, le tre camere. Sembra tutto ok, le altre stanze sono tutte a posto. Non vi ho detto una cosa, raga.
le telecamere che ho fissato nelle altre stanze hanno un sensore di movimento. Se c'è qualcosa di strano, dovrebbe arrivarmi un beep nel telefono. Quindi speriamo che succeda qualcosa, perché ci tengo a farvi vedere questo rituale che funziona davvero. C'è qualcuno qui? Sei dietro di me? Ho chiesto se era dietro di me perché sento brividi nelle spalle. C'è qualcuno? Voi sentite strani versi, strane cose? Stai tornando, vero? Oddio, raga. Devo appoggiare la telecamera qui. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di buono, raga. Non è facile. L'invocazione non è mai semplice da fare. C'è qualcuno qui? Guardate, sta brillando il K2. Appena ho chiesto se c'era qualcuno qui, stava brillando. Sei tu? Oddio, raga. Sei arrivato in casa mia? Se sei in questa stanza, puoi, per favore, far brillare il K2? Sei per caso in un'altra stanza della mia casa? Se sei in un'altra stanza, puoi farmelo capire facendo brillare il K2, per favore? Raga, a me è sembrato che brillava. Sei stato tu, vero? Sei qui? Raga, c'è un po' d'ansia in casa. Sento i cani abbaiare fuori. C'è qualcosa di strano. Sei qui, vero? Raga, qua brilla, c'è qualcosa di strano. Vediamo le altre stanze, raga. Mi sembra tutto a posto. Il bagno ok. Boh. Sei qui? Cos'è stato? Raga, ho sentito rumore. Sei tu per caso? Raga, ho sentito rumore nell'altra stanza. È come se si spostasse un oggetto pesante, tipo la sedia. Sì, riconosco questo rumore, il rumore di quando si sposta la sedia. Oddio, aspettate, andiamo a vedere. Sei qui? Oddio, raga, la sedia. Questa sedia. Sì, è lei, perché questa di solito è sempre attaccata qua, forte. Sì, era questo il rumore. Oh my goodness! Raga, era questa sedia! Raga, è qui! È in questa stanza allora, sei qui! Sei in questa stanza adesso? Hai spostato la sedia? Oddio! Fai brillare il K2 se sei ancora in questa stanza. Se brilla vuol dire che sei qui. Non è più qui. Goodness, raga, che roba assurda. Vedete, comunque c'è qualcosa di strano. Questa sedia si è mossa da sola, raga. Cioè, avete visto? Io ho sentito un rumore. È molto forte come energia. Hai tanta energia, vero? Sei forte? Sei ancora qui? O sei in un'altra stanza? Oddio, raga, sento strani rumori. Oddio, cos'è stato? Cos'è stato? In camera mia, in camera da letto, un rumore fortissimo, raga. Cos'è? Oh my goodness. Oh my goodness. Per tutti i demoni. Ragazzi, il quadro scaraventato. Non ci posso credere, raga. Sei tu? Sei tu che hai scaraventato il quadro? Oddio, raga. Impressionante. Impressionante, il quadro scaraventato. Sei ancora qua dentro, per caso? Ehi.
Oddio, raga, c'è una forte energia qua dentro. Oddio. Dove sei? Sei ancora qua dentro? Oh, cavoli, raga. Impressionante. Hai fatto muovere il quadro, puoi farlo ancora? Puoi far cadere anche quel quadro, per favore? Fallo cadere. Ti prego, fallo cadere adesso. Niente, raga. Dove sei? Raga. Cos'è? Raga, ho i brividi addosso. Sto vedendo una strana luce in cucina. Nel soggiorno ho visto un bagliore molto strano. No, raga. Vado di là, vado a vederlo di là. No, raga, raga. Che cos'è? Sei di là? Oddio. Raga, vado di là. Però, raga, ci vediamo al prossimo video. Vado avanti col prossimo perché voglio vedere che cosa sta succedendo di là. C'ho un po' d'ansia. Fatemi sapere se volete la parte 2. Ora sto entrando nell'altra strada. Oh mio Dio! Oh mio Dio!